Assolutamente di sì. Sì, visceralità, alla fine viscerale non è, penso di essere una persona onesta, penso di dire e di fare le cose che sento senza filtri. Viscerale significa far vedere l'interno senza vergogna, anche quando può sembrare ridicolo. Schizofrenica, perché tante persone mi chiedono se è una mostra collettiva, perché ci sono quadri, disegni, installazioni e sembrano cose da un primo colpo d'occhio sembrano cose fatte da artisti diversi, da persone diverse, però invece sono tutti lavori miei. In Germania è difficile essere vegetariani, ma con tutto sto intestino, sta carne, sto corpo. No, ma l'interno del corpo è una metafora alla fine, non è da vedere in modo letterale. L'interno del corpo per me rappresenta. Io lavoro molto sulla psicosomatica, sull'idea di psicosomatica, cioè tutto quello che parte dalla testa, dal cervello, dalla mente, lo stress, i sentimenti, i pensieri, poi si sviluppano, si fanno vedere, si manifestano nel fisico, nel corpo. Diversity of time. Into sugar water. Però c'è anche tanta ironia. Per me l'intestino è un organo ironico perché è lunghissimo e l'idea di avere 12 metri di intestino dentro al corpo mi sembra una cosa buffa. Thank you.
Allora, come si può andare?